Siamo stati a Cantone con la nostra telecamera per curiosare sui preparativi del grande appuntamento di questa sera, la degustazione del toro allo spiedo cotto intero sulla brace. Abbiamo incontrato i componenti del Comitato Festa Madonna del Rosario, guidati dal presidente Pompilio Del Monaco, intenti a dare gli ultimi ritocchi alla complessa macchina organizzativa, ed i componenti anche del gruppo Pingue, il noto gruppo commerciale che ha collaborato all'iniziativa. Il nostro maggiore interesse comunque era rivolto ai due grandi chef che stavano provvedendo alle prime fasi della cottura del toro, i cugini Paolo e Sebastiano Tavasso di Rovereto nel Trentino. Siamo a Cantone, dove iniziano le operazioni per arrostire allo spiedo il toro. Parliamo della vostra attività. Voi andate in giro per l'Italia a fare questo lavoro. Come è nata la cosa? Per le sane. È nata 15 anni fa, per caso, diciamo. Vedendo una festa in una sagra, abbiamo visto cuocere questo toro allo spiedo, molto diverso da questo, e ci siamo, diciamo, innamorati di questa, entusiasmati di questa attività. E siamo andati avanti. È 15 anni che pian piano, iniziando diciamo a migliorare sempre di più lo spiedo e il fatto della cottura, come si fa. Ci sono tanti fattori che fanno sì che il metodo di cottura è diverso, soprattutto l'alimentazione, il tipo di carne, l'età, quindi bisogna proprio l'attenzione a quello che c'è sullo spiedo, osservarlo continuamente e in base a quello ci si regola per la cottura. I tempi variano, i tempi si possono allungare, accorciare, però è l'attenzione, cioè è anni e anni di esperienza. L'evento si svolge in un ampio spazio, è agevole quindi parcheggiare le auto. Sono sistemate sedie e tavoli per oltre 1200 posti a sedere e ci sono poi due postazioni per le bevande e poi ancora stand con le prelibatezze del nostro territorio. Quindi si può consumare una buona cena, un'ottima cena, oltre che con la saporita e tenera carne del bovino, cotta a puntino con oltre 20 ore di cottura, lo dobbiamo ricordare, anche con altre ghiottonerie, e vorrei dire una cena sfiziosa. Innaffiata naturalmente da un buon bicchiere di vino, diciamo il Montepulciano d'Abruzzo naturalmente, il tutto condito con musica, balli e tanta allegria. Abbiamo proposto al Comitato Festa tutto quello che c'è da fare, insomma, con le varie ditte, autorizzazioni ASL, eccetera, eccetera, e la cosa, come poi si dice sempre, è nata per gioco e è andata a buon fine, insomma. Questo è il quarto anno che ospitiamo gli amici di Rovereto che ci danno una mano a questa importante festa. Il toro, diciamo che, come si dice, la punta di diamante. Il pezzo forte, esatto. Però da contorno lo faranno, ecco, appunto, come dicevo prima, salsicce arrosto, pizze fritte, zampanella. Il toro poi si può degustare in due modi, o nel menù, nel piatto insieme ai pomodori e patatine, eccetera, oppure nel classico panino, come i nostri amici appunto di Rovereto lo consumano. Sì, che sarebbe l'ideale. Sabato la parte gastronomica più attesa, la degustazione del toro allo spiedo. Tutti i tavoli occupati e gente in piedi, ma tutti soddisfatti, oltre alla carne del toro, prelibatezze del nostro territorio, musica, balli, eccetera. Tutti contenti e divertiti. Mitica manifestazione. Siete divertiti? Sì, abbiamo mangiato e siamo in allegria. Cantone ha ormai una tradizione per quanto riguarda la sagra della porchetta, la festa della Madonna del Rosario con il toro. Lei ha assaggiato il toro? Sì. La carne di toro, sì. Come l'ha trovata? È buona, buona. È magra, buona. Come trova questa serata? Eccezionale, buonissimo, tutto buono. Il toro è buonissimo.
vai, vai l'orchestra! Un vero successo, un bravo vai promotori che hanno saputo gestire al meglio una macchina organizzativa complessa. Ricordiamo il Comitato Feste della Madonna del Rosario, presieduto da Pompilio del Monaco, e poi il gruppo Pingue, che come noto riesce a coniugare l'alta gastronomia all'attenzione all'ambiente e alla valorizzazione dei prodotti del territorio. Appuntamento dunque all'anno prossimo, anche se il presidente del Monaco ha espresso ai giornalisti qualche perplessità. Le spese aumentano, ha detto Pompilio del Monaco, aumentano sempre più, ma le sovvenzioni diminuiscono. Ladies and gentlemen, Simona Molinari! Con il concerto della cantante abruzzese Simona Molinari si è conclusa alla grande la parte civile, non religiosa, dei festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario. Un vero bagno di folla. 2-3 mila persone hanno affollato il pur ampio piazzale dove si è svolta la manifestazione che quest'anno ha raggiunto in maniera egregia la 4ª edizione. Simona ha convinto il pubblico ottenendo numerosi prolungati applausi. Carina, disinvolta, bellissima voce. Simona mostra di ben calcare la scena, di saper colloquiare col pubblico e di dare a tutti un messaggio meraviglioso. Il tempo è caro, ti perderà, il tuo amore non si può scordare, è scritto un nome come solo il tuo corpo, l'ho conosciuto ed ora so che sei l'amore, il vero amore, tra di voi. Svelare i desideri suoi e non dovrà cadere in tentazione. Io giuro che ci provo, ma proprio non so resistere. Vi voglio tutti qui per me, è forse questo un crimine, non so perché la gente dice.
Soddisfattissima, il pubblico è spettacolare, d'altronde l'Abruzzo regala queste persone meravigliose. Lei però è nata a Napoli e ci ha voluto regalare una canzoncina napoletana che abbiamo molto apprezzato. Sì. Ma ha un buon ricordo di questa città molto canora, per la verità. Sì, assolutamente, la porto nel cuore, così come porto nel cuore l'Aquila e tutti i miei amici, tutta la storia che ho vissuto lì. Lei ha iniziato molto presto, a 8 anni. Sì, a 8 anni ho iniziato a cantare. E poi è andata al conservatorio. Poi sono andata al conservatorio, poi ho studiato, poi ho iniziato a scrivere la mia musica e poi ho iniziato a girare per il mondo. Ha scritto 4 album fino adesso. Sì, ho scritto 4 album. E il prossimo quale sarà? Il prossimo arriverà o a dicembre o l'anno prossimo, insomma comunque è in fase di... Una canzone nel cuore di molti di noi, La felicità, ecco. Anche nel suo cuore? E anche nel mio cuore, mi ha portato tanta fortuna, è diventato un disco d'oro, insomma, ho fatto un altro piccolo tratto di strada con questa canzone, diciamo, nelle corde e chissà quale sarà la prossima che mi porterà ancora un po' più avanti. Grazie. Grazie a voi, ciao. E poi il ballo della pupazza e i fuochi d'artificio a suon di musica.